con questo video voglio parlarvi del famosissimo olio di cocco. Me l'avete richiesto in molte dopo aver fatto il video sugli usi del burro di karité. Se volete andare a rivedervelo, non l'avete visto, nell'info box vi metto il link così potete andare a guardarvelo. E mi avete chiesto appunto di farvi un video sugli usi dell'olio di cocco. Quindi in questo video vedremo 5 ricettine semplici e veloci da far proprio in pochi secondi a casa con l'olio di cocco, quindi sia in estate che in inverno, sia quando è solido che quando è liquido. L'olio di cocco viene estratto dalla polpa delle noci di cocco e sicuramente se ce l'avete a casa avrete visto che in inverno è solido e in estate è liquido, perché appunto quando la temperatura è al di sotto dei 25 gradi diventa solido, mentre al di sopra diventa liquido. È un ingrediente che fa bene sia sui nostri capelli che sulla nostra pelle. Tra pochi secondi scopriremo in che modo, quali sono le proprietà che ha sulla pelle e sui capelli. E non solo. Io vi lascio le 5 ricettine, fatemi sapere se le provate e che cosa ne pensate. Ciao! L'olio di cocco potete utilizzarlo come struccante naturale, quindi basta metterne un po' su un dischetto di cotone o su una spugnetta morbida e andare a struccare tutto il viso. Io gli occhi li strucco in maniera un po' diversa dal resto del viso, nel senso che essendo una parte molto delicata e anche una parte molto truccata rispetto al resto del viso, almeno i miei occhi, vado proprio ad appoggiare il dischetto di cotone, a fare una leggera pressione per 4-5 secondi e poi vado delicatamente a toglierlo dall'occhio e ripeto questo procedimento finché non ho struccato tutto l'occhio. Dopodiché passo al viso, quindi strucco anche il viso in questo modo. Poi vado a sciacquare il tutto con acqua tiepida e a tamponare con un asciugamano anche per togliere poi i residui dell'olio di cocco. L'olio di cocco può essere utilizzato anche come impacco pre-shampoo, da solo oppure assieme ad un altro olio che può essere l'olio d'oliva, l'olio di mandorle dolci, l'olio di semi di lino. Quindi spesso quando vado di fretta e non ho maschere pronte, insomma, unisco un cucchiaio di olio di semi di lino, olio d'oliva, olio di mandorle dolci ad un cucchiaio oppure due di olio di cocco, mescolo il tutto, lo stendo sui capelli umidi. Quindi stendo questo impacco sui capelli umidi e lascio in posa per circa 30 minuti e poi vado a sciacquare ad applicare lo shampoo come al solito. È fantastico l'olio di cocco sui capelli perché li lascia morbidi, lucenti e poi li rinforza molto. L'olio di cocco può essere anche l'ingrediente di uno scrub illuminante per il viso. Infatti si uniscono uno o due cucchiai di farina di cocco a due cucchiai di olio di cocco e si mescola il tutto. Si va a massaggiare su tutto il viso e poi si va a sciacquare con acqua tiepida e ad eliminare gli eventuali residui di questo scrub con un asciugamano umido, una spugnetta umida. Andiamo ad utilizzare in questo scrub l'olio di cocco proprio perché illumina la pelle del viso e poi la farina di cocco è un agente esfoliante delicato, quindi insomma è uno scrub adatto anche alle pelli più sensibili. Un altro utilizzo che faccio io, che potete provare a fare anche voi dell'olio di cocco, è di utilizzarlo proprio come balsamo per le labbra, quindi quando non ho il burro cacao lì vicino, comunque ho voglia di stendermi un po' di olio di cocco sulle labbra per idratarlo e più che altro per proteggerle appunto dal vento, dagli sbalzi termici, dal freddo, vado proprio a stenderne un po' sulle labbra e lo uso proprio come balsamo per le labbra. Per tantissime ore le labbra rimangono belle morbide, belle nutrite, perché è veramente ottimo anche contro le pellicine, contro le labbra screpolate. Infine, ogni tanto mi capita di utilizzarlo anche come crema per il corpo. Basta unire un cucchiaio di olio di cocco ad un cucchiaio di burro di karité, mescolare il tutto per qualche secondo e aggiungere 5-6 gocce dell'olio essenziale che preferite. Io solitamente aggiungo quello di lavanda. Si mescola il tutto e poi si va a stendere sul corpo, su tutta la pelle del corpo,
umida, quindi appena esco dalla doccia o da un bagno caldo, lo stendo proprio sulla pelle ancora umida per farlo assorbire bene e non dare l'effetto unto, l'effetto lucido sulla pelle, insomma, per farlo asciugare in fretta. La pelle poi è morbida, idratata, nutrita, profumata, quindi è veramente un ottimo rimedio, diciamo così, se non ho la crema per il corpo a portata di mano. O comunque quando voglio applicare proprio questa crema per il corpo, me la preparo e sono sempre felicissima del risultato. Queste erano le 5 ricettine con l'olio di cocco che volevo proporvi, spero che vi siano piaciute e vi siano state utili. E niente, fatemi sapere comunque se vi sono piaciute e se volete video di questo tipo su altri prodotti, fatemi sapere su quali prodotti li volete. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!